L'educazione crea insicurezza nei figli? Punto di domanda. Oggi risponderò pubblicamente a questo quesito, a tale quesito. Cercherò di essere abbastanza sintetico, anche se non è facile e credo proprio che non ci riuscirò. Prima di venire a dunque, sì, avete visto poc'anzi che ho i guanti alle mani perché purtroppo qui a casa fa molto freddo, quindi non prendetemi per strano, non prendetemi per assurdo, né per un pazzo, perché io soffro molto il freddo, quindi ho sia lo scaldacollo che i guanti. Fatta tale premessa, veniamo all'argomento di oggi. L'educazione crea insicurezza nei figli? La risposta è dipende, dipende, e ripeto ancora, dipende. Dipende da cosa? Dipende da che tipo di educazione. Se io un giorno diventassi padre, infatti, e avessi dei figli, quindi, se avessi con loro, o meglio, impartissi con loro una educazione rigida, fissa, che non è flessibile, non è elastica, non è, diciamo così, aperta e morbida, ecco che i miei figli molto, ripeto, molto probabilmente cresceranno o parzialmente o completamente insicuri. In buona sostanza, la insicurezza viene ad essere alimentata, viene a nascere e a crescere nei figli nel momento in cui viene impartita da parte dei relativi genitori una educazione opprimente. Che significa opprimente? Che si sta con il fiato sul collo nei confronti dei relativi figli. Quindi il mio consiglio qual è? Quello di far crescere i figli impartendo loro un'educazione non rigida, non flessibile, ma di media entità. Ciò significa che per i compleanni ci devono essere i regali. Le cose non devono essere fatte mancare ai figli, ma dare dei paletti. Non si può dare tutto ai propri figli. Ciò significa che se un figlio si mette a piangere perché ha visto un bel pupazzo che costa 20-25 euro ed è di plastica, ecco, evitare di comprare quel pupazzo da 20-25 euro dicendo no. Anche se quel figlio o quella figlia si mettono a piangere in maniera davvero tremenda, infinita. Ecco quindi che il figlio crescerà con un'educazione giusta, non, diciamo così, non viziato, non crescerà come viziato o viziata, e soprattutto sarà sicuro. Ma l'insicurezza, ripeto, nasce, cresce, si sviluppa grazie al fatto che i figli vengono cresciuti eventualmente in una maniera eccessivamente ossessiva, cioè non devi fare questo, non devi fare questo, non devi fare nulla della tua vita. Ecco, facendo così un bambino o una bambina si sente ovviamente male, si sente ovviamente in una condizione di inferiorità e quindi non accetta di buon grado quel tipo di educazione, probabilmente crescerà con un forte senso di ribellione nei confronti dei genitori, ma al tempo stesso con una fortissima insicurezza. L'insicurezza ci sarà in quei bambini, in quei ragazzini o ragazzine molto sensibili, timidi, introversi. Invece il senso di ribellione ci sarà quando praticamente si ha davanti un bambino che ha un carattere forte, ma che viene, diciamo così, temperato da parte dei genitori che vanno a dire al figlio o alla figlia: no, tu non devi fare questo, no, non devi fare niente, non devi fare nulla. Ecco, non imporre solo e sempre no come risposta ai figli, ma saper dire anche di sì e quindi dare, impartire una educazione no rigida, no rigidissima, no però del tutto flessibile, ma di media entità. Ciò significa, sì, questo te lo do, questo non te lo do.
questo lo puoi avere, questo non lo puoi avere. In questo modo i bambini, i figli crescono in maniera sicura da una parte e equilibrata. Se un bambino o una bambina infatti riceve però sempre solo no, ripeto solo no come risposta, sono convinto che dal mio punto di vista crescerà con una profondissima insicurezza che si va a portare dentro di sé. Saper dire di sì, saper dire di no, e in modo equilibrato non dare tutte vinte ai ragazzini, ai figli, perché altrimenti possono crescere viziati e nel caso in cui crescessero viziati probabilmente ci potranno essere delle difficoltà a vivere con i propri figli, perché per i figli un rifiuto significherebbe essere tradito e addirittura un genitore può non venire guardato in faccia dai figli perché sono stati viziati da prima. Bene, quindi mi raccomando, date retta alle mie parole, chiaramente io lo dico sempre nei miei video, lo faccio anche in questo video di oggi, non sono il Messia, non sono Dio, non sono Allah, non sono Maometto, non sono un profeta, non sono il Messia, ripeto, io non sono nessuno, io sono un essere umano che studia i comportamenti umani, che indaga in maniera profonda gli esseri umani, e mi reputo un grande, un completo, un totale conoscitore del genere umano, genere a cui io stesso appartengo di diritto. Quindi le mie parole potrai vederle o in una maniera sbagliata o in una maniera, diciamo così, contraria alle tue aspettative, alle tue prerogative, a me non interessa. A me interessa, come dico sempre, confrontarmi, enunciare i miei pareri e dire quello che penso, in barba a qualsivoglia polemica, critica, insulto, offesa, minaccia che potrebbe arrivare nei miei confronti, nei miei riguardi. Bene, auspico di essere stato chiaro in questo video di oggi, mi auguro che le mie parole vengano messe a frutto da chi verrà a diventare in futuro un genitore, da chi è già genitore, e chi è già genitore mi potrà dire, confermando oppure no, se le mie parole effettivamente corrispondono alla realtà dei fatti oppure sono parole create da una mente stupida, banale, insulsa e inutile, che potrebbe essere idealmente proprio la mia, quella di Leandro Svelli di Roma. Grazie a tutti, scusate per la voce, ma ho un leggero abbassamento, ho avuto, quindi è normale, sono anche le 2 del pomeriggio ed è anche normale che a quest'ora ho un leggero abbassamento. Grazie a tutti, iscrivetevi, commentate, al prossimo video da Leandro.